anche a nome di tutti i rappresentanti dell'Associazione Operatori di Polizia di Congedo, per l'onore di presidere. Per il terzo anno consecutivo commemoriamo i defunti della Polizia di Stato, amici per molti di noi che li abbiamo avuti come colleghi di lavoro, ma soprattutto mariti o padri di voi familiari che siete qui. Un grazie a voi sentito e sincero per la vostra partecipazione non solo di questa sera, ma anche delle varie manifestazioni pubbliche alle quali partecipiamo, perché senza di voi questa associazione perderebbe una delle sue principali caratteristiche. Ringraziamo sempre Don Ezio, che ci ha accompagnato sin dalla nascita di questa associazione e ci permette di onorare i nostri defunti nel modo più degno possibile in questo splendido santuario. Grazie alle autorità che gratifichino ed onorano questa cerimonia con la loro presenza. Il signor sindaco, rappresentato dall'assessore Alessandro Grimaldi, il signor questore di Salerno per la sensibilità che ci ha dimostrato, il signor questore dottore Consiglio, nostro ex dirigente del commissariato, insieme al dottore Modarelli, presente anche questa sera. Hanno avuto alle dipendenze molte di questi poliziotti che oggi ricordiamo. Il signor capitano comandante della compagnia Carabinieri, che ancora non è arrivato, ma penso che arriverà. C'è il luogotenente Malandrino, il rappresentante della Guardia di Finanza di Battipaglia, perché il tenente è dovuto partire. Il comandante della Polizia Locale, colonnello Iuliano, il senatore Roberto Nato e gli altri autorevoli esponenti comunali della società civile. Vedo Giovanni Valletta, amico dell'associazione. Ci sono le associazioni della Polizia di Stato, dei Carabinieri di Battipaglia. Mi dispiace per il presidente Cavaliere Giordano, che all'ultimo momento ha avuto un malore, se non materia, speriamo che sia passeggero. Dei Marinai d'Italia, la delegazione della Protezione Civile, i nostri soci di Sala Consilina, i poliziotti del commissariato in servizio o in congedo che sono qui. Un grazie va all'amico sostituto commissario dottor Villani. Qui nella doppia veste di rappresentante del commissariato e il nostro prezioso collaboratore in questa cerimonia. E alla soprana Elisa Villani, con la corale Coral Bridge, a tutti gli altri nostri amici dell'associazione. Per ricordare meglio i nostri defunti, abbiamo voluto abbinare i loro volti ai nomi che leggo, sempre con massimo rispetto. Sono Pasquale Gizzi, Carlo Ricciardi, Antonio Dello Ioio, Francesco Filosa, Giuseppe Cioffi, Giulio Di Gironno, Fedele Furni, Michele Genchi, Paolo Minuto, Antonio Sorrentino, Orlando Bernardi, Elio Capuano, Luigi Di Pasquale, Giovanni Zizio, Umberto Buoninfante, Raffaele Esposito, Virgilio Marrantino, Francesco Izzo, Antonio Cervone, Vincenzo Carrelli, Mario Savarese, Vincenzo Viglione, Antonio Lotito, Salvatore Formisano, Michele Cervellino, Gerardo Lenza, Filippo Crucitti, Rocco Nicoletti, Cosimo Criscuolo. Voglio ricordare, che questa associazione di volontariato è dedicata a questi poliziotti, perché molti di loro, pur desiderando la creazione di una cosa del genere a Battipaglia, purtroppo non hanno avuto il tempo di vederla realizzata. È dedicata a loro perché attraverso il loro impegno di servizio svolto nel tempo insieme a carabinieri, finanzieri, polizia locale, è possibile ripercorrere quasi 50 anni di avvenimento o periodi storici vissuti in questa città.
dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza e che a nostro avviso non possono e non devono essere dimenticati. Questa cerimonia religiosa 3 anni fa è stata la prima manifestazione pubblica della nostra associazione, perché ritenevamo e riteniamo ancora che sia la massima espressione di quel complesso di valori morali e sociali che ci ha indotto a costituirla e che la tiene in vita. Non a caso fu concepito come associazione di volontariato, che si caratterizzano appunto per lo spirito di solidarietà. E come simbolo fu scelta la bandiera italiana con la scritta sotto la legge della libertà. Un'associazione come strumento, un modo per poter stare insieme anche al termine del servizio attivo, per chi lo desidera, nello stesso territorio dove vive con la famiglia, nello spirito di reciproca solidarietà. Per dare l'opportunità anche ai familiari di questi nostri colleghi che non ci sono più, se lo desiderano, di stare con noi con pieno diritto e per quel poco molto che vale, vivere e sentire vicino quel mondo condiviso per tanti anni a causa del lavoro svolto dal loro congiunto. Un mezzo con l'ambizione di rappresentare la continuità tra passato e presente nell'impegno degli operatori della Polizia di Stato in questa città. Un modo che ci consente, per quanto possibile, di mettere ancora a disposizione della comunità in cui viviamo l'esperienza che ci deriva dall'età e dal lavoro svolto. Riepilogare sinteticamente le finalità di questa associazione significa ricordare che è un contenitore di propositi e di valori che sta a noi riempire con azioni concrete, come stiamo facendo questa sera. Sempre nella prima cerimonia di 3 anni fa, per dare il senso e il perché di questa particolare iniziativa, citammo una significativa frase dei ragazzi di un oratorio, affissa in chiesa, che diceva: ogni anziano che muore è una biblioteca di luce. Forse in questi 3 anni, qualche capitolo, qualche pagina, o anche un solo rito delle nostre biblioteche personali, siamo riusciti a pubblicarle. E sono certo che continueremo a farlo, se possibile di più e meglio, nello spirito di sincera solidarietà che anima la nostra associazione. Vi ringrazio. Questa occasione è una grande occasione per me. Molto indegnamente ho il compito di leggere la preghiera del poliziotto, che è preceduta da una brevissima introduzione. La solitudine delle stelle e il rumore delle strade della città che corre sempre più in fretta, la consapevolezza dell'enorme responsabilità di essere un poliziotto pronto ad occorrere quando il dovere chiama, anche a rischio della propria vita, sono l'uomo e la donna in divisa che rivolgono a Dio un pensiero attraverso le parole di questa preghiera, che lo spediscono oltre le stelle, con il compito di rappresentare un'occasione di speranza per tutti i poliziotti. Preghiera del poliziotto. Dio della notte e delle stelle, Dio delle strade di città, tu che proteggi gli uomini, distendi le tue braccia su di noi. Tu che sei il Dio dei semplici, tu che sorridi agli angeli, sorridi questa notte anche per noi. Dio della sera e dei silenzi, tu che addormenti le città, dai il tuo coraggio ai deboli e a noi la forza della tua pietà. Tu che sostieni gli angeli quando attraverso il cielo, dipingi un paio d'ali anche per noi. Amen. La dottoressa Milena Criscuolo mi ha chiesto di dire qualche cosa, è la figlia di Cosimo Criscuolo, il nostro collega. Se il breve passaggio di un uomo sulla terra serve a lasciare una traccia, allora dobbiamo stare tranquilli. I nostri cari non hanno lasciato dietro di loro una striscia bianca e molliccia.
come la bava di una lumaca, ma un sentiero di cose buone fatte e di belle persone incontrate, di azioni di cui non ci si deve vergognare e di significativi gesti di generosità e di lealtà. Ogni volta che pensiamo ai nostri cari, ci viene in mente l'amore che nutrivano per noi e per il loro lavoro. Ricordo lo sguardo fiero ed orgoglioso di mio padre quando raccontava le sue giornate, e per noi lui era il nostro eroe che niente e nessuno avrebbe mai potuto sconfiggere. Sono sicura che ognuno di voi qui presente, figli di poliziotti che non ci sono più o che sono in congedo o che prestano ancora servizio, abbiano sentito e sentano le stesse emozioni. Il ricordo, solamente non dimenticando i nostri cari, essi sono sempre qui, vicino a noi, dentro di noi, nei nostri piccoli gesti quotidiani. Mi viene in mente una frase che mi ha colpito molto e che recita così: la mia vita è come una fiamma di una candela che resterà accesa finché una sola persona mi ricorderà per l'uomo che sono stato. Oggi siamo qui riuniti per ricordare coloro che abbiamo tanto amato, che ci hanno insegnato i valori della giustizia e della legalità. Oggi siamo qui riuniti per ricordare coloro da cui non avremmo mai voluto distaccarci. Alla parola distacco, però, e può sembrare strano, voglio associare la parola legame. Sì, avete capito bene, legame. Prima di morire, mio padre, che non riusciva ad ingoiare nemmeno una goccia d'acqua, ha stretto le nostre mani con una forza incredibile, che stava a significare che la morte non ci avrebbe divisi, che saremmo stati uniti per sempre. Oggi, quelle stesse mani sono unite alle vostre, affinché nessuno possa mai dimenticare. Questi momenti di aggregazione danno senso e valore al tempo dei nostri cari, che come una missione si sono dedicati agli altri. Per questo ringrazio l'Associazione Operatori di Polizia in Congelo, un grazie alle autorità e rappresentanze, ai familiari e agli amici più presenti in questo momento così intimo e condiviso. E in ultimo, ma non per ultimo, ringrazio le madri qui presenti perché esse, insieme ai nostri cari che non ci sono più, sono il patrimonio che ci portiamo nel cuore, sono la ricchezza che ci rende miliardari, sono il nostro passato e noi saremo il loro prolungamento. Grazie a tutti e ciao papà. Grazie, ma devo ringraziare il presidente dell'associazione. Non è lei che mi deve ringraziare, sono io che devo ringraziare lei per il privilegio e l'opportunità che mi ha dato di essere qui. In questa occasione si può affrontare il senso dell'incontro in maniera formale. Io lo farò invece con il cuore, per due ordini di ragione, perché non per stile non saprei essere retorico e formale. Secondo, perché sono figlio di poliziotto. Va bene? Io mi sento a casa, mi sento in famiglia. In quelle foto, come se fosse rappresentato mio padre, quando ha appuntato, umile appuntato, questa era molto buona, vestiva ancora l'uniforme grigio-verde, andava a trovare, quando faceva il piantone al chiostro a Napoli, perciò ho dei ricordi bellissimi, nelle signore, le conosco di mia madre e so, dietro la dignità, la loro dignità, il grande sacrificio di portare avanti una famiglia con onestà, con dignità e facendo quadrare i conti. Ma soprattutto non è facile avere l'opportunità di vedere tanti operatori in quiescenza, le loro famiglie, per riunirsi intorno a dei valori, al ricordo di colleghi. Invero, devo dire, non sono più tanto diffuse queste iniziative, soprattutto perché nascono in maniera spontanea da voi. Solo se partecipano magari a una rituale, una cerimonia, ci deve andare. Grande valore del vostro sodalizio, del vostro essere qui, è proprio questo, perché è spontaneo.
È veramente una grande e profonda attestazione di stima e di riconoscenza per i colleghi del commissariato e in genere per tutti i colleghi che non ci sono più. È bella, una bella iniziativa che mi provoca anche un po' di disagio, perché devo confessarvi probabilmente in ragione delle funzioni, in ragione dell'impegno, in ragione delle grandi responsabilità che ho nella direzione della questura, non sempre sono attento invece a delle iniziative, a poliziotti e ex poliziotti che invece portano avanti il ricordo di quelli che non ci sono più, ma nelle vostre anche nell'indossare l'uniforme, questa uniforme particolare, atipica per certi versi, ma io riconosco la grande dignità e grande orgoglio di essere state parte di un'organizzazione, il senso dell'appartenenza. È un profondo valore che vi sentite e che si manifesta anche in maniera esteriore, la dignità, la perfezione con cui indossate questa uniforme, i segni distintivi dell'associazione che riportano a quelli della Polizia di Stato, vi fa onore. E io vi ringrazio con il cuore, mi fa piacere essere qui, mi sento a casa mia, mi sento in famiglia e sicuramente mi stimolerà a non essere alcune volte disattento invece dalle iniziative che devono essere invece portate avanti, sostenute con grande passione. Io ringrazio tutti e grazie per avermi invitato e per avermi dato questo privilegio. Vi ringrazio molto. Ringraziamo di nuovo per le belle parole, signor Questore. Volevo dire il signor Capitano Costa, come aveva annunciato, è venuto un po' in ritardo. Volevo dire prima, lo dico adesso, se mi consente, io volevo complimentarmi per la cerimonia dell'altra sera per l'amico Fidelis, per la relazione, per l'intervento che lei ha fatto, soprattutto per le belle parole che ha detto. Per quanto riguarda le famiglie, in quel caso dei carabinieri, ma che io sposo totalmente per i nostri colleghi, ha parlato di gioia e dolore, la condivisione di gioia e dolore, se non fate l'altro. È la stessa cosa, è quella che volevo dire pure io questa sera in pratica. Grazie a tutti, se ho dimenticato qualcuno, dottore Pagano, Antonio Pagano, mi era sfuggito, vice questore, se ho dimenticato qualcuno chiedo scusa di non averlo ringraziato. Vi ringrazio.